conosciuta anche come la provincia dei Sette Laghi, la provincia di Varese è la zona d'Italia che vanta la maggiore concentrazione di specchi d'acqua di origine glaciale. Ma il territorio della provincia di Varese è molto vario dal punto di vista naturalistico, con campagna e città che convivono in armonia, ed i centri abitati che conservano ancora oggi nuclei storici di grande fascino. Come la città di Varese, addentrandosi nel cuore di Varese è impossibile non visitare le dimore storiche con orti e giardini che hanno valso alla città l'appellativo di città giardino. Tra queste ricordiamo sicuramente il Palazzo e i Giardini Estensi, Villa Mirabello e Villa Andrea Ponti. Come non citare poi, tra le meraviglie architettoniche della zona, l'eremo di Santa Caterina del Sasso, un complesso monastico che si innalza su una parete di cruda roccia della sponda più selvaggia del Lago Maggiore. Anche quest'anno sarà il Rally Internazionale dei Laghi, che nel 2022 spegne ben 30 candeline, ad aprire le danze in Coppa Rally di zona. 7 le prove speciali per un totale di poco meno di 70 km cronometrati. E la squadra di Rally Dreamer è come sempre pronta a portare lo spettacolo nelle vostre case. Settimana con sembianze primaverili ha ospitato in terra varesina la 30ª edizione del Rally dei Laghi, gara che per il secondo anno consecutivo apre le danze del Coppa Rally di zona a livello nazionale. La gara si è svolta su 2 giornate, 3 le prove speciali in programma con Cuvignone e Valganna da ripetersi 2 volte e i 3 passaggi della 7 termini, 1 il sabato pomeriggio e 2 la domenica. In 84 sono stati resi idonei a prendere il via dalle verifiche tecniche sportive ante gara, che per l'occasione sono ritornate ad essere effettuate nel format tradizionale. Sabato lo start della prima prova speciale era fissato per le 17.45, questo segnava l'obbligo per molti di montare le fanaliere supplementari. Giuseppe Di Palma entra in prova con la voglia di far capire a tutti che in questa edizione chi vuol vincere deve vedersela con lui e la sua Polo e stacca un tempone da urlo, 6 minuti, 49 secondi e 6 decimi. Secondo in prova è Andrea Spataro che cede al rivale 7 secondi e 6 decimi, mentre Giuseppe Freguglia è terzo a 13 secondi. Auto in parco chiuso e piloti a dormire presto in vista della ripartenza del giorno dopo, fissata alle prime luci del giorno. Domenica si ricomincia con i 7 km e 500 metri della Cuvignone. Di Palma vince ancora e con oltre un secondo a chilometro rifilato a Freguglia. Terzo in prova questa volta è Pensotti, che approfitta di un lungo di Spataro. Si torna sulla 7 termini e questa volta è proprio Andrea Spataro che mette tutti in fila, a cominciare da un Di Palma che accusa 4 secondi di ritardo. Spettacolare il campione italiano Andrea Crugnola, sesto in prova con una Peugeot 106 Kit, a dimostrazione che il piede destro fa la differenza sempre. Primo passaggio anche sulla Valganna. Di Palma rimette subito le cose a posto, imponendosi con 6 secondi di vantaggio su Spataro. Dietro intanto Freguglia è sempre abbastanza vicino ai primi 2 in fuga e attende un errore di uno dei 2 per approfittarne. Al giro di boa fissato con l'unico riordino di giornata, la classifica sembra ormai ben definita, con Di Palma che si può permettere di amministrare 22 secondi su Spataro. Nel secondo passaggio delle prove di Cuvignone e 7 termini, la storia segue un copione già visto, con Di Palma che vince la prima e Spataro primo sulla seconda. Il vantaggio di Di Palma prima dell'ultima fatica di giornata è di quelli che ti possono far dormire sonni tranquilli, ben 26 secondi. Ma si sa, i rally finiscono solo sul palco di arrivo ed infatti sulla Valganna la sorte si accanisce contro Di Palma. Si rompe l'idroguida della sua Polo, dimostratasi perfetta e vincente fino a questo punto della gara, ed è costretto a cedere agli avversari 54 secondi. Spataro non può che approfittarne vincendo la prova e facendo sua un'insperata leadership. L'anno scorso pensavamo di fare di più, però ci siamo resi conto che aver fatto più di 100 vetture quest'anno, per come si stanno mettendo le cose anche nelle altre gare, credo che
possiamo dirci decisamente soddisfatti, soprattutto con le moderne. I numeri sono stati quelli soliti nostri di una gara impegnativa, di una gara lunga, un CRZ, quindi no, da questo punto di vista a livello di iscritti siamo contenti. Ci mancano un po' le storiche, pensavamo venissero di più, ma anche lì effettivamente il calendario è troppo pieno, ci sono state troppe gare. Credo che le premesse siano più ancora per un varesino, e c'è un Gio Di Palma che ha una voglia di vincere incredibile, e gli altri, a partire da Andrea Spataro, gliela stanno rendendo comunque difficile. Quindi poi le gare, come sappiamo, finiscono quando si sale sul palco, però effettivamente credo che non passerà lo straniero. A Schiranna, in uno scenario reso unico dalla magnificenza del lago, anche se ancora una volta gli organizzatori sono stati obbligati a far rispettare le restrizioni anti-Covid, tutto è pronto per festeggiare i protagonisti di queste due splendide giornate di gara. Come sempre, per noi di Rally Dreamer TV, è doveroso dare la meritata visibilità ad ogni vincitore di classe, a cominciare dalla Racing Start Plus fino a 1600, dove Alberto Ciotti e Alberto Spiga sono rimasti da subito senza avversari diretti, ma hanno mantenuto la concentrazione per portare sul palco da vincente la loro Peugeot 106. Stessa sorte anche per Dario Bugna e Veronica Galdaldi, vincitori di classe Racing Start TB fino a 1600 cm cubici, con la Peugeot 208. Davide Marcondini e Monica Montarinio hanno invece vinto in solitaria la classe Racing Start fino a 2000 cm cubici, parcheggiando la loro Renault Clio RS all'apice della classifica assoluta del gruppo Racing Start. In classe A5, Paolo Libertini e Lucia Curti hanno tenuto un passo con la loro Peugeot 205, irraggiungibile per tutti gli avversari, vincendo con quasi un minuto di vantaggio sui primi inseguitori. Luciano Calini e Alessandro Rappoldi hanno fatto la voce grossa con la Renault Clio in classe Rally 5, imponendosi per la vittoria con distacchi biblici. Matteo Marignano e Luca Marchesi non hanno dovuto voltarsi indietro per capire quanto fossero lontani i loro avversari, visto che con la loro Citroën Saxo hanno vinto la classe N2 con quasi 2 minuti di vantaggio sul primo degli inseguitori. La vittoria di classe N3 invece, Giuseppe Ciconte e Alessandro Premoselli se la sono giocata sui decimi di secondo e alla fine la loro Renault Clio si è messa davanti a tutti per soli 3 decimi. Unica regina presente in gara, la Ford Fiesta WRC di Paolo Sulmoni e Aline Sulmoni, che si sono aggiudicati la Coppa della Vittoria in classe WRC. In classe R3 ci si aspettava una gran gara da Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, e loro non si sono fatti pregare, andando a vincere con la FIDA Renault Clio con oltre 2 minuti e mezzo di vantaggio sui secondi di classe. Nella numerosissima classe Rally 4, Kim Daldini e Daniele Rocca hanno messo tutti in riga con la loro Peugeot 208, sfiorando di pochissimo la top 10. Marco Gianesini, per l'occasione navigato da Romano Belfiore, è tornato a guidare il suo primo amore, la Renault Clio Williams. E il risultato parla da solo, primi di classe A7 e decimi assoluti. In classe Super 1006, anarchia totale dettata da Bersanò Fiorè e Monica Luca, che con la loro Renault Clio hanno dato spettacolo dall'inizio alla fine. Campioni italiani rally non si diventa per caso, e lo sa bene chi ha avuto la fortuna di vedere passare Andrea Crugnola e Andrea Sassi lungo le speciali della gara varesina, con la loro francesina in versione kit. Uno spettacolo. Per loro la vittoria di classe A6 e un fantastico quinto assoluto. E adesso è arrivato il momento di festeggiare il podio finale. Terzi assoluti Giuseppe Fraguglia e Marco Pollicino con la Skoda Fabia Evo. Alla fine abbiamo scelto di fare una scelta morbida per cercare di gestire un po' la posizione, ma alla fine se fosse stato da rifare la gara avrei messo una mescola un po' più dura. Però io dovevo gestire un po' la mia posizione e quindi andava bene così, soddisfatto della gara. Non potevano certo sorridere ai nostri microfoni Giuseppe Di Palma e Cobra, dominatori fino all'ultima speciale e costretti a retrocedere sul secondo gradino del podio. È normale che sia così, però di quello che abbiamo fatto rimango contento
Ovviamente non ci sarà il mio nome scritto nell'albo, però fa parte del gioco. Le rotture meccaniche, queste macchine qua sono rare al giorno d'oggi, però ogni tanto capita. E adesso che si alzi il volume degli altoparlanti per far sentire l'inno di Mameli, che festeggia la vittoria della 30ª edizione del Rally dei Laghi, dell'equipaggio formato da Andrea Spataro e Alessia Muffolini, su Skoda Fabia Evo di casa RF. E abbiamo fatto un dritto a 20 metri alla fine della prima prova, rischiando un disastro generale. Abbiamo perso una quindicina di secondi e non abbiamo mai abbassato la guardia, cercando comunque di rimanere sempre lì. Le macchine sono così e non avevo neanche capito che avevamo vinto noi, perché alla fine dell'ultima prova lui aveva fatto 38, noi 32, lui 38, ma c'era un minuto di differenza, non lo sapevamo.